Rudolf Levi è un importante pittore del Novecento europeo, la cui arte è stata rimossa durante il periodo nazista. La sua arte è stata etichettata come arte degenerata e anche nel dopoguerra la riscoperta di questo pittore, la ricanonizzazione del pittore è stata piuttosto faticosa e parziale. Le Gallerie degli Uffizi quindi propongono una mostra su questo importante protagonista del Novecento che è stato arrestato e deportato da Firenze alla fine del 1943 e condotto ad Auschwitz da Milano il 30 gennaio del 1944. E Rudolf Levi si era formato a Parigi con Henri Matisse, aveva quindi frequentato l'Accademia Matisse, di cui per qualche breve periodo era anche stato direttore. Poi si era arruolato durante la Prima Guerra Mondiale, aveva dopo la guerra passato un periodo a Berlino e con l'avvento della dittatura di Hitler era andato via dalla Germania nel 1933 e aveva iniziato il suo esilio che si conclude appunto a Firenze con il suo arresto e la sua deportazione. Il periodo fiorentino sono 3 anni di soggiorno che lui fa a Firenze, è tuttavia un periodo abbastanza felice, almeno in un primo momento nella vita di Levi, che ritrova la sua perduta felicità creativa e che dipinge in questi 3 anni oltre 50 dipinti.